Ah, lo sentite anche voi? È di nuovo il profumo del futuro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo veloce video. Oggi andiamo ad indagare nel dettaglio i nuovissimi bottoni Dash prodotti da Amazon. Di cosa stiamo parlando però esattamente? Si tratta di queste piccole scatolette di plastica con sopra un pulsante. All'interno della confezione, infatti, realizzata sempre in cartone nel classico stile Amazon, troveremo semplicemente questo dispositivo con una piccola scocca in plastica aggiuntiva che serve banalmente per appenderlo e poi un velocissimo manuale di istruzioni. E sono dei piccoli dispositivi smart che si connettono alla vostra rete wifi di casa e permettono di effettuare tramite la pressione di questo tasto appunto un ordine di un prodotto ad alto consumo come può essere ad esempio la pasta, le capsule del caffè, il detersivo delle lavastoviglie eccetera. Ovviamente i marchi che hanno aderito a questa iniziativa non sono ancora tantissimi qui in Italia, ma sicuramente e soprattutto spero li vedremo espandersi sempre di più nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La comodità è davvero tangibile, finalmente siamo arrivati un po' come scherzavo all'inizio nel futuro. Infatti non è più necessario selezionare il prodotto che vi interessa direttamente nell'applicazione del telefono, quindi fare tutto il processo di login, di selezione del prodotto, di conferma dell'ordine, magari addirittura di inserimento dei dati della carta. Usciamo un po' da quello che appunto è il medioevo, quello in cui bisogna fare fatica per una cosa piuttosto banale come ordinare della pasta, dei biscotti, delle capsule per il caffè. Trovo che questa invenzione di Amazon sia piuttosto interessante anche perché ha anche una componente fisica. È un tasto che va applicato ad esempio sulla lavastoviglie oppure nell'armadietto della pasta per massimizzare la velocità con cui avviene questo ordine. Infatti lo troveremo esattamente nel punto in cui ci serve maggiormente e soprattutto nell'istante in cui ci accorgiamo che tale prodotto è effettivamente finito. La configurazione è piuttosto semplice perché basta aprire l'applicazione Amazon sul proprio smartphone, tenere premuto il tasto centrale di questo piccolo dispositivo e attendere una connessione con il vostro telefono. Ovviamente andrà inserita la password del wifi, dettaglio piuttosto intelligente perché così non sarà necessario utilizzare uno scambio di dati bluetooth sempre magari continuo con il vostro telefono, ma rimarrà un dispositivo domotico a tutti gli effetti che si connetterà esclusivamente con la vostra casa e non per forza con il vostro smartphone. Una volta fatto questo bisognerà però selezionare qual è il prodotto che verrà ordinato alla pressione del tasto e qui arrivano le note dolenti. Come avete visto i bottoni sono brandizzati a seconda del marchio che voi volete utilizzare e ordinare. Nel mio caso abbiamo Barilla, però ne esistono una certa quantità disponibile su Amazon. Ovviamente ognuno di loro può esclusivamente ordinare un prodotto legato a quel brand, ma neanche tutti quelli a disposizione di questo brand appunto, ma una piccola selezione scelta probabilmente dal produttore. E questo è un po' scomodo perché ad esempio il tipo di pasta che desidero io, nell'esempio guida, anche perché di solito non mangio Barilla, non esiste nella lista perché sono piuttosto limitate le disponibilità di prodotti. Questo può essere fastidioso già in partenza, soprattutto perché ancora non sono riuscito a trovare un elenco a priori di quali prodotti possono essere ordinati con questi tasti. Superato questo scoglio, e che probabilmente è soltanto una cosa iniziale di questi bottoni, comunque può diventare un dispositivo davvero davvero utile per risparmiare tempo e fatica durante la vostra settimana, che è un po' il compito della tecnologia, quello di risparmiarvi fatica superflua e permettervi di avere del tempo libero per fare le cose che più vi piacciono. Oltre a questo è necessario sapere anche che una volta premuto il tasto avverrà nel giro di pochi secondi l'ordine. Ovviamente nel vostro smartphone troverete una notifica dell'applicazione Amazon che vi segnala questo ordine. Nel caso esso fosse avvenuto per errore, potrete annullarlo tramite la pressione di un tasto. Molto interessante il fatto che ci sia anche una protezione, diciamo, per gli ordini multipli di default. Se premete tante volte di seguito il tasto non vi arriverà a casa una camionata di pasta Barilla ad esempio, si bloccherà soltanto dopo il primo ordine. Ovviamente è sbloccabile perché ad esempio per le capsule del caffè, mi viene in mente, è possibile pensare di ordinare 3-4 pacchi diversi premendo appunto in successione il tasto. Questo però può ovviamente portare delle criticità per chi ha dei bambini o comunque cose di questo genere che magari lo trovano nella credenza, lo premono, vi riempirà talmente tanto la casa di prodotti che probabilmente potreste tranquillamente sopravvivere ad un'apocalisse nucleare con capsule da caffè. Detto questo, è un dispositivo secondo me veramente figo, anche perché costa solamente 5 euro che vi vengono anche scalati direttamente dal primo acquisto, quindi
quindi se per esempio un pacco di pasta nel mio caso costa 10 euro lo pagherò solamente 5 per rifarmi dell'acquisto di questo scatolotto che mi dà Amazon. E in generale mi piace molto perché mi fa sentire un po' nel futuro questa Internet of Things che sta emergendo pian piano, si concretizza in maniera molto vera e soprattutto molto utile in piccoli oggetti a basso costo come questo. Che altro dirvi? Se il prodotto vi interessa e volete saperne di più e vedere quali versioni esistono di questi Dash, vi lascio qui sotto il link in descrizione su Amazon. Ma se il video vi è piaciuto e vi è interessato, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, lasciatemi un bel mi piace, noi ci rivediamo sabato con il prossimo video.